Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 3, dove appunto stiamo completando, credo, il capitolo di Thomas, dove ci eravamo lasciati con una richiesta da parte di una donna del nostro villaggio, del nostro castello, che ci implorava di trovare suo figlio Thomas. Che sì, anch'esso si chiama Thomas, e quindi stiamo partendo alla volta del monte, che non mi ricordo però qual era, e quindi dobbiamo andare a salvarlo. Fondamentalmente dobbiamo andare a salvare Thomas. Quindi, ecco qui che si apre la strada, ecco il monte Heitou. Quindi, andiamo verso il monte e andiamo a salvare questo ragazzino. Sono proprio qui al tuo fianco, Thomas. Ti proteggerò da qualsiasi cosa. Tigri, mostri, orsi, non ti preoccupare di niente. Questo posto è davvero così pericoloso? Può essere davvero così pericoloso? Oh, il grande veggente piccolo è qui con te, non ti devi preoccupare. Sembra che voi non abbiate bisogno del mio aiuto con questi due qui. Ma farò quello che posso, dopodiché me ne vado. Ok, vediamo che cosa succede. Ok, oddio, che è successo? Si è tolto? Che cosa? Oh, un secondo che si è tolto. Eccoci qua. Wow! Oh boy! Quel cinghiale sembra abbastanza seccato. Avanti, vieni qui, ci penso io a te. Dice, vabbè, ci penso io comunque, ci penso io a questo. Vabbè, tutti quanti, no? Dice, vi aiuterò. Pronti. Boss fight. Ecco, la cagata di Guan, della, diciamo, della runa che ha Guan, è che praticamente lui dorme e quando viene colpito si sveglia già in Berserk. Questa è una runa che esiste anche in Suikoden 2. Allora, qui facciamo questo. Qui invece andiamo bello pesante. Ecco quello che dorme. Io ho formato un pochettino cercando di potenziare un po'. Ecco. Già l'ha disintegrato. Ecco, ora lui si sveglia ed è in Berserker. Bello, l'attacco combinato è forte, quindi. Però ancora non l'ho abbattuto. Olè. Vediamo se devo riavviare il combattimento. Oh no, è andato in berserker il cinghialozzo. Ok. Meno male. Oh, così salgono di livello. Bene, bene, bene. Ho fatto un po' di level up, non tantissimo, quindi avevo paura di perdere. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mi dispiace se ti ho spaventato, stai bene? Ero davvero spaventato, davvero spaventato. Mi sono perso. Non avrei dovuto dirti quelle strane storie. Oh, sono contento di averti trovato. È tempo di tornare a casa. Ok, però c'è un'altra cosa che dobbiamo fare qui, perché io ho visto che in realtà c'era un altro nemico.
presente. Allora, facciamo così. Tu hai le medicine. Ok. C'è un'altra zona dove devo andare. Quindi andiamo. Ecco qua. Mentre stavo esplorando la foresta, ho notato questa cosa. Che non so cosa sia, se sia un combattimento, ma penso di sì. O forse un personaggio? O no? Ah no, sta tornando indietro, che scappa da solo. Ah, non me lo fa affrontare. Che cos'era quello? No, non me lo fanno combattere. Ah, va bene. E allora niente. Torniamo a casa. Ok, siamo tornati. Mamma! Oh, Thomas! Grazie a Dio sei salvo, il mio piccolo Metto. È stato un giorno fortunato, un lieto fine. Il mio preferito, il mio genere preferito. Vi ringrazio davvero tanto. Vi devo molto. Oh, bene. Thomas, che cosa ti dice a queste brave persone? Non essere timido. Sai che questo... sai che il nome del padrone del castello è Thomas anche? È anche Thomas? Veramente? Il tuo nome è Thomas? È anche il mio nome. Esatto. Sono felice che tu stia bene. Tua madre era così preoccupata. Mi dispiace, non volevo, ho causato così tanti problemi. Cioè, non volevo causarvi così tanti problemi. Vi sono così riconoscente. Quindi tu sei il padrone del castello qui? Esatto. Adesso vai a casa insieme a tua madre. È tempo per voi due di farvi una buona notte di sonno. Ringrazia Thomas. Voglio crescere Thomas, diciamo in modo fiero, così come il padrone del castello. Ok. Bene, vi prego di scusarci, ho davvero apprezzato quello che avete fatto per noi. Mi raccomando, state attenti quando tornate a casa. Grazie. Vi ringrazio comunque. Oh, che sollievo, Thomas? Il più auspicato, ovviamente. Posso riposare, adesso posso riposare sicuramente meglio. Quindi volevano che crescesse fiero, comunque forte come me. Abbastanza particolare come cosa. È finito il capitolo di Thomas, vero? Spero di sì. Oh no. Che posso fare oggi? Non ho fatto ancora molto per tutta questa settimana. Ah, quindi ancora continuo. Madonna mia. Durano un botto i capitoli qua. Io spero che questi siano capitoli tipo così, una tantum. Anche se non penso. Allora, intanto direi di salvare. Così... diciamo questa parte del cinghiale e tutto ce la siamo tolto dalle scatole.
Anche perché già 9 ore di gioco e ancora siamo a un capitolo praticamente completato. Cioè, veramente tanto. Penso che gli altri durino di meno a sto punto. Allora, succede qualcosa qui? Ecco. Mister Sebastian, non l'ho visto oggi. Hai bisogno di lui? No, ero semplicemente annoiato. Non c'è niente da fare per me qui. Vuoi fare un po' di combattimento, un po' di allenamento con me? Beh, sento. Cioè, ti farò pompare il cuore. No, grazie, magari un'altra volta, ok? Capisco. Ok, quindi qua niente. Andiamo, parliamo con tutti, perché a sto punto penso che la cosa più sia parlare con tutti. Sebastian, fammi pensare. Vorrei davvero trovarlo. Fammi usare la mia abilità di veggente. No, non riesco a trovarlo. Capisco. Che succede? C'è qualcosa che ti preoccupa? No, ho solo realizzato che. Ho solo realizzato che praticamente lui sa quello che dovrei fare come padrone del castello. Oh, che iniziativa! Non mi sarei preoccupato così tanto a dire la verità. Se lo dice lei, sir. Ok, quindi possiamo andare. Tu invece che mi dici? Che succede? Non mi sento molto bene. Qual è il problema? Sono un po' depressa, non ho visto nessun cliente da settimane. Tu sei diventato maestro del castello, già da un po' adesso. Non c'è qualcosa che tu puoi fare per aiutare? Vorrei poterlo fare. Hai qualche idea? Qualcosa che posso fare? È il tuo lavoro, non il mio. Cosa c'è che non va con i ragazzi di oggi? Sono così pigri. Mi dispiace. Ah, questi ragazzi di oggi. Niente, non me li vendi i biglietti. Io volevo i biglietti della lotteria. Per poter vincere i money. Allora, in teoria, allora ci sarebbe sì, anche qua Juan o Juan, ancora non ho capito come si chiama effettivamente, dovrebbe essere Juan, però Sebastian, non lo so, non hai idea di dove possa essere? Juan? Ecco, sta dormendo già. Juan? Ah. Proprio di sasso. E va bene, andiamo a parlare anche con il cagnolino che si trova da quest'altro lato. Ormai me li ricordo tutte le posizioni, diciamo, dei personaggi perché ho avuto modo di poter esplorare bene questa zona. Ah, ecco. Però è un po' sospetto sto Sebastian, perché sparisce, non si sa che fa. Mister Sebastian. Bene, bene, Thomas. Che stai facendo oggi? Volevo parlarti. Dove sei stato? Ti stavo cercando. Oh, beh, ero. Qual è il problema? Mi dispiace. Il tesoro del castello è quasi vuoto. Stavo studiando qualche cosa per cercare di risolvere la situazione. E stavo vendendo comunque alcune cose di valore, col vostro permesso, ovviamente. Ma ancora non aiuta. Cioè, ancora non ci aiuta. Quindi, per tutto questo tempo sei stato praticamente a studiare sopra i libri? Sì, senza troppo successo, purtroppo. Hai avuto qualche idea? Immagino che se non abbiamo niente, non abbiamo niente. Se non abbiamo niente, non possiamo mantenere il castello.
praticamente finiremo il cibo e anche noi faremo una brutta fine. Dobbiamo farci prestare un mutuo. Juan e Cecil Go. Dobbiamo lasciare muto. Juan e Cecil vanno. Non possiamo pagarli. Oh no, hai intenzione di mandarli via? A meno che tu non abbia altre cose che posso vendere. Aspetta un minuto, Mr. Sebastian. Potresti radunare tutti quanti nel cortile? Certo. Ci siamo tutti? Non vedo Juan ancora. Tipico. Per favore, ascoltatemi tutti. Non abbiamo abbastanza soldi per mantenere il castello. Non possiamo permetterci di sistemare neanche tutte le aperture e tutti gli squarci, che praticamente possiede. Non è soltanto questo, ma a questo punto non saremo neanche in grado di pagare per aiuto. E presto, finiremo le scorte di cibo. Che cosa? Oh no! Proprio quando ho ottenuto il mio titolo ufficiale. Che cosa? Sebastian, che cosa hai fatto? Mi dispiace davvero tanto per tutto ciò. Ho provato a fare del mio meglio per evitare questa fine. Non siamo qui per cercare scuse o comunque per cercare una colpa. Dobbiamo unire praticamente le nostre teste insieme e cercare di trovare una soluzione a questo problema. Prima di adesso ho vissuto una vita normale, dove mi svegliavo la mattina, mangiavo la mia colazione, lavoravo, pulivo e dormivo. Adesso, all'improvviso, sono diventato il padrone di questo castello e non ho nessun indizio su cosa debba fare. Quindi chiedo a tutti voi di dirmi se c'è qualcosa che devo fare, cioè darmi suggerimenti per fare qualcosa. Vi prego. Adesso il maestro del castello non dovrebbe chinare la testa davanti alla sua gente. Lo so. Che cosa c'è, Cecil? Quando ero un bambino c'era un posto che era praticamente pieno di negozi e di decorazioni colorate. La gente veniva da tutto il mondo per vedere questo negozio. I soldi fluivano in maniera eccelsa. Vabbè, i soldi fluivano, diciamo, ecco. Penso che dovremmo aprirne uno. Penso che dovremmo aprire qualche di que qualcuno di questo negozio qui. Aprire dei negozi, ma come? Ci vogliono dei soldi che non abbiamo. E non è tutto. Bisogna avere anche il permesso dal concilio per una roba del genere. E solitamente non accettano mai. Che intendi dire? Non so abbastanza di Zexen. La federazione di Zexen ha praticamente startato, ha cominciato un'alleanza con la Gilda dei Mercanti. Il concilio, che è il più alto titolo di governo, di autorità governamentale del governo, ecco. In Zexen, è formata da dei membri che sono stati scelti dai maestri di Gilda, i più potenti mercanti di Gilda che esistono su questa terra. Il concilio ha necessità di approvare ogni singolo negozio che viene aperto. E ci vuole parecchio, ecco, ci vuole parecchio, parecchia grana, per convincerli. Come possiamo fare? Va bene, capisco. Hai trovato una soluzione allora? Ecco cosa faremo. Invece di aprire un business noi stessi, faremo in modo di affittare la terra alla gente che vuole aprire i loro negozi. Abbiamo diverse stanze.
Facciamo spesso questo nelle zone del nord, da dove vengo io. Che cosa? Ma non avranno la possibilità di ottenere l'approvazione dal concilio. Come farei? Cioè, come farei a gestire questa cosa? La nostra prima priorità è quello di ottenere del cibo, è quello di portare il cibo sul tavolo. Avremo a che fare con il concilio più tardi. Va bene, allora io potrò restare qui? Certo, se tutti quanti lavorano insieme verso lo stesso fine, possiamo salvare il castello e anche il lavoro di tutti. Oh, ben detto, splendido. Un minuto, Thomas. Non possiamo fare promesse come questa se non... cioè, non possiamo fare promesse... Cioè, non puoi fare promesse come queste. Non conosci il concilio. Cosa c'è di così importante da dire del concilio? Se non siamo ufficialmente nel territorio di Zexen? Voi, giovani marmocchi, non conoscete la nostra storia. Questa terra è stata controllata sia dagli Zexiani, cioè sia da Zexen che dalle Grassland. Quando ero giovane, le cose erano pacifiche, cioè la situazione era pacifica tra Zexen e le Grassland. Questo era un importante territorio per le Grassland, per le Grassland, ecco. Ed era anche aperto alla gente di Zexen. Ecco perché gli abitanti di Grassland come me sono, diciamo, autorizzati ad aprire un commercio qui. È abbastanza chiara come cosa? È vero? Ma certo che lo è. Dovresti dare un'occhiata in giro alla tua stanza, Thomas. Sono sicuro che troverai, diciamo, dei report da qualche parte. Non ho mai trovato questo tipo di documenti. Allora andiamo nella stanza e vediamo cosa troviamo. Allora, la mia stanza è questa qui. Quindi, trovare dei documenti. Se fossi un documento, dove mi nasconderei? Beh, in un cassetto? Ecco qua. Dove potrebbero essere questi report? Li hai trovati, Thomas? No, non ancora. Ho appena iniziato a cercare. Ti aiuterò. Sei sicura che, non, che siano qui? Smettila di blaterare. Cerca. Anzi, trovali. O comunque, pensa a trovarli. Non qui. Pensi che abbia inventato tutto? Io ricordo tutto, incluso ogni vincita, ogni numero vincente della lotteria. So che è qui, continua a cercare. Va bene. Oh, ci siamo? Ecco, deve essere questo. Sì, esatto, l'hai trovato. Bene, così sia. Dice che la terra attorno a questo castello è comunemente gestita sia dagli Zexiani che dalle Grassland. Quindi non vedo problemi di aprire diversi negozi qui. Sì. La fortuna ci sorride. Che dice che fortuna, quanto siamo fortunati. Non così in fretta, Thomas.
Vediamo se c'è qualche cavillo. In qualsiasi caso, se la gente viene qui diciamo, a iniziare il loro commercio, avranno bisogno di un posto dove restare. Quale posto migliore di questo? Eccellente, sono d'accordo. Questo posto sembra che no, sembra quasi che non venisse usato in questo modo prima. Non abbiamo... Ah no, sembra che questo posto venisse usato in questo modo prima, quindi non abbiamo tanto lavoro da farci. Sì, veniva utilizzato nel passato per, diciamo, come stanza degli ospiti, no? Quindi come accomodamento. Ma è stato ovviamente vacante per tanti anni. Se lo lasciassimo in questo modo... E chi ovviamente vorrebbe impegnarsi per un accomodamento? Speravo di poter contare su di te, Mr. Sebastian. Che cosa? Io? Sì, a cominciare da domani. Vorrei anche che cominciassi a servire i pasti qui. È qui dove pranzeremo, qui dove mangeremo. Oh, povero me. Il maestro, il padrone di questo castello, mangerà insieme a tutti? Beh, non penso che agli altri possa interessare comunque. È molto più divertente mangiare in compagnia che mangiare da soli. Se sta bene, se ti sta bene, accetto. Sarò, diciamo, sarò il compagno, comunque sarò il, come dire, la spalla del padrone, allora. Oh, è un altro favore da tutti quanti, per favore. Cominciando da adesso, questa sarà una zona di commercio libera. Niente a che fare né con Zexen né con le Grassland. Tutti quanti qui fuori possono affittare uno spazio per il loro business, per il loro commercio. Quindi cercate di spargere in fretta la voce. Sì, va bene, certo, quello ride sempre. Andrò anch'io in giro ad ascoltare quello che la gente vuole iniziare ad aprire qui. Sì, facciamo del nostro meglio, Thomas, io difenderò questo castello. Uff. Ancora non è finito sto capitolo. Ah, ecco, vedi, lui praticamente si occupa ora del... Vedi, organize party, quindi posso mettere la gente nel party. Ok, facciamo il party così... Anche perché da quello che ho capito dobbiamo uscire, dobbiamo andare... Ecco, vedi, adesso abbiamo la locanda. Quindi mi sa che dobbiamo andare veramente in giro. Ah! Posso prendere altri biglietti? Qui tocca prendere i biglietti. Ok, allora a questo punto... Allora, se vado qui... Allora, se qui tecnicamente io non dovrei spendere soldi, perché comunque la locanda è mia. Infatti, stay at in. Esatto, e posso salvare. Perfetto. Questo è molto comodo. Allora, salviamo un attimo. Allora, lui ha detto che doveva andare a doveva andare a parlare con la gente, quindi penso che dobbiamo andare lì al forte, giusto? Beh, proviamoci. Andiamo a vedere se effettivamente dobbiamo andare lì, ma penso di sì, perché... Ah, no. Ah, guarda, si sono sbloccati...
Oddio. Ok, quindi andiamo al villaggio prima. Madonna, quante zone si sono sbloccate. Ok, qui penso che potremmo parlare con qualcuno. Ah, lì vedo che c'è qualche personaggio. Oh, c'è il fabbro anche qui. Andiamo subito dal fabbro. Andiamo a potenziarci. Immediatamente. Fino a livello 4? Pochino. Ok, ci siamo potenziati un po'. Qui avessi avuto la lotteria, avrei fatto faville. Ah, vedi, ci sono ovviamente diversi biglietti per diverse zone. Vedi, qui siamo al periodo 69 addirittura. Quindi ogni città ha la sua lotteria praticamente. Quindi io potrei comprare biglietti da tutte le parti e vincere in tutte le zone se vado a controllare nel momento giusto. Palgate? Oddio, è quello che sto pensando io? No. Ah, ecco qua. Molto bene. In questo momento meglio di niente. Molto sofisticato. Tu hai un modo molto signorile. Vedo qualcosa di molto signorile in te. Scusi? Oh, che delusione, gli altri. Diciamo l'affilatura, comunque l'affilamento, no? Di un così gentleman non può essere accompagnato da delle persone del genere. Ed è questo nel tuo caso. Che intendi dire? Oh, perdonatemi. Prendete tutto il tempo che vi serve per esaminare la mia mercanzia. Dancing Flames. Alertness. Scusa, e non posso parlare. Aspetta, che ha detto? Il tuo livello? Ah, ok. Il tuo livello, diciamo, è elevato, ma non rispetto a quello del gruppo. Vabbè. Però tu effettivamente il tuo shop ce l'hai, quindi cioè, non ti conviene aprirlo dalle mie parti, quindi va bene così. L'estimatore invece, vediamo l'estimatore chi è. Ah no, l'estimatore è un NPC normale, ok? Come non detto. Lì c'è però qualcuno, vedi? Quello, lei. Ah? Stai parlando a me? Io sono un artista di strada. No, non lo sono. Oh, Branchi, questo è Branchi. Introduciti, Branchi. Branchi è il mio nome. E sorrido al mio gioco. Che stai facendo? Che cosa pretendi di fare parlando con Mel? Ehi, non essere scortese. È una ventriloquo. Mi dispiace. Branchi necessita di lavarsi un po' la bocca. Chi ti ha fatto capo? Stai cercando un appuntamento? Sei proprio fuori controllo. Ne ho abbastanza di te. Oddio. Non vuoi finire nei guai, bambola cattiva. Ai, mi fai male. Ferma, ferma. Hai capito? Ho fatto un errore, ti prego, scusami, però fermati. Lascerò andare per questa volta, ma non provarci di nuovo. Oh, perdonatemi, perdonate il mio amico scortese.
Branchi non aveva niente, cioè non voleva offendervi, ecco. Cosa posso fare per voi? Non mi ricordo. Sei la benvenuta in Budehack, ti invito ufficialmente. Vuoi che noi giochiamo a Budehack? Conosco il posto, ma ho sentito che non c'è tanto interesse. Branchi? Attenta, Mel. Questi rapitori addirittura, non sono niente di buono. Non fidarti degli sconosciuti. Vabbè, sì, smettila di dire cagate. Se pensi che io sia, diciamo, meritevole di essere invitati, allora andrò. Mel, tu non mi stai ascoltando, non essere così plagiabile. Mi stai accusando di essere una donna perdente? Eh? Tu lo sei. Ecco qua. Hai capito? Aia, aia, basta, basta. Ho sbagliato di nuovo, mi dispiace. Non hai nessuna educazione. Quindi andrò a Budehack. Adesso, e andrò a vedere che cosa c'è là. Grazie per avermi invitato. Oh, Melas joined the 108 stars. Quindi tu sei la prima recluta che stiamo prendendo ufficialmente. Ah, questa è tipo la schermata del reclutamento delle 108 stelle. Ma allora, scusa, io le 108 stelle devo reclutarle con Thomas? Quindi gli altri personaggi, Hugo, eccetera, che cosa mi servono? Cioè, non servono a nulla praticamente. Ok, andiamo dall'altro lato, vediamo cosa c'è. Qui c'è qualcun altro, vediamo. Oddio, quello mi sembra. No, ma mi sembra un NPC normale questo. Ah, invece no. Barz. Guarda tutti questi campi ad est, bellissimi. Sono orgoglioso di questi campi. Risplenderanno più di qualsiasi altro. Ma non posso. No, non me lo fa invitare lui. Ok, questi sono tutti normali. Tu pure sei normale. Sì, voi siete tutti normali. Pensavo invitasse già lui automaticamente. Invece no, ci sono delle richieste. Quindi prima mi sa che devo sviluppare i campi o magari lui deve perdere i suoi campi per poterne coltivare di nuovi. Quindi con la guerra o magari qualche cagata varia si sbloccherà il reclutamento. Va bene, va bene. Allora direi che da qui possiamo uscire e possiamo andare già da qualche altra parte. Potrei anche effettivamente tornare indietro e prendere questa nuova tipa con me nel party. Perché effettivamente è comunque un membro in più che possiamo portare con noi. Ok, allora faccio una bella cosa. Torno indietro, faccio il party, salvo e poi continuiamo la prossima volta. Così facciamo tutti questi, diciamo, reclutamenti, o comunque questi tentativi di reclutamenti tutti insieme. Allora, lei però non so dove sia. Allora, andiamo dalla locanda. Vediamo se effettivamente combatte. Perché bisogna anche vedere se poi combatte. Allora, organize party. Sì, Mel, in che livello 32? Porco Giuda. Oh, lei mi aiuterà tantissimo finalmente. Va bene. Detto questo, ragazzi, direi che per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!